potete supportarci tutti i giorni sia nel negozio oggetti di Battaglia Reale che su quello di Salva il Mondo utilizzando il codice RIGHE. Non dimenticatevi di aggiornarlo ogni 15 giorni e detto questo, buona visione! Bella a tutti ragazzi, qua Righe che vi parla. Oggi siamo qui in un nuovo video di armi ed è proprio per questo ragazzi di condividere la cosa principale che vi chiedo di fare. Allo stesso tempo vi chiediamo anche di, come abbiamo detto all'inizio video, di utilizzare il codice creatore Righe. Siamo quasi 100 supporter, quindi veramente vi ringraziamo tantissimo. Un'altra cosa molto importante, nel video di oggi andremo a vedere molte tipologie di armi e andremo a dirvi una cosa molto importante, perché ci sono tutte queste armi, quindi ascoltate attentamente. Sappiamo tutti che comunque le armi in Italia, moddate eccetera eccetera, ci sono da veramente tanto tanto, da quando all'inizio, proprio da quando siamo stati i primi in Italia, proprio noi del nostro canale, a portare la serie qui, ecco, qui in Italia, delle armi moddate, legacy eccetera, di queste nuove tipologie di armi, di questo nuovo diciamo schema di gioco, che comunque, ecco, vediamo, non è come quello normale di giocare alle missioni, non è come quello di utilizzare le armi, ma proprio una collezione c'è dietro, quindi veramente tanta roba, ed è proprio per questo che vi diciamo anche grazie, perché da quel momento avete continuato a seguire, avete continuato ad apprendere tutto quello che vi dicevamo sui valori delle armi, andando anche incontro a qualcuno, andando anche incontro a qualcosa, a persone ignoranti, a persone che comunque hanno comunque una certa, comunque importanza anche sul web, che però dicevano molte stronzate, però siamo riusciti lo stesso a contrastarle e andare avanti. Quindi ovviamente faremo lo stesso anche con un altro video. L'unica cosa che l'avevamo promesso molto tempo fa, in cui parlavamo degli shop italiani e di quanto facessero schifo e di quanto comunque proponessero a voi comunque utenza italiana delle armi che non valgono assolutamente quello che vi dicono, quindi non come vi dicono loro, che ne so, un'arma moddata che vale un sacco di soldi, che ne so, un'arma duplicata che vale tipo 4 euro, e potete già immaginare di che shop parliamo, ma parliamo comunque di armi che hanno 200 di valore di raggio, quindi ha molto attenzione da testare, molto. Proprio per questo oggi andremo a vedere anche, purtroppo, una spiacevole cosa che sta praticamente succedendo. Allora, partiamo dall'inizio. Che armi ho da mostrarvi oggi? Oggi abbiamo delle armi assurde. Esattamente le abbiamo comprate qualche giorno fa. Ne abbiamo prese due, una per me e una ovviamente per Marina, sempre della stessa comunque tipologia, e l'altra idem. Questa qua è la prima. Andandola a vedere così, possiamo notare che ha 4 stelle e sono già due super caricate. Ma non è quello il punto. È in ossidiana ed è al 124. Una potenza che dovrebbe essere in raggio solare e con lucente, e non in ossidiana o scagliabuia. Questo qua è un arco VPL, questo qua è 1-1 ed è perk change. Perk change si intende che un perk è stato cambiato e poi è stata craftata. Poi è stato di nuovo craftato e poi è stato di nuovo cambiato un perk, così da fare tutte versioni 1-1, cioè uniche, con perk differenti. Purtroppo quest'arma è full perk. Quest'arma secondo voi quanto può valere in soldi? Se io ve la presento in questo modo, io vi dico anche il prezzo ora. E a quanto l'abbiamo acquistata? Non posso ovviamente dirvi dove l'abbiamo acquistata, però posso dirvi il prezzo. Questa arma qui, 1-1. Voi potrete immaginare, oddio, 1-1. Io nei shop italiani, che non dico il nome, le ho visti, che ne so, 10 euro l'una, che forse non sono neanche 1-1, e sicuramente. Questa qua, 75 centesimi. Anzi, all'inizio 50 centesimi. Perché aveva fatto uno sconto di un giorno questo ragazzo. Molto gentile, perché comunque questa persona c'ha il craft. Quindi capite anche voi, il crafter che ve la fa a 50 centesimi. 50 centesimi quest'arma. E a differenza di quelle che vedete nei shop italiani, che sono duplicate e valgono 200 di raggio, ve le fanno pagare 4 euro. Ok? Diciamo che questo video rappresenta anche quello che dovevamo già fare, quindi diciamo un po' diciamo farvi capire che purtroppo in Italia, anche se la moda delle armi moddate è andata un po' a perdersi, la gente comunque continua a scambarvi, quindi dovete stare attenti. Armi del genere costano 70 centesimi, 75, ma noi parliamo di centesimi di dollaro, quindi ancora di meno in euro, capite? Quindi questa è una, e l'altra è questa, ve la mostro subito. È la stessa che ha pure Marina, però con un perk change, ecco, quindi con un perk cambiato.
In ossidiana al 119, 4 stelle, vedete, quindi dovrebbe... è una VPL, un'arma VPL, un po' come il nostro progetto VPL che avevamo portato con quel video, visto che comunque siamo crafter italiani di un progetto moddato, e non siamo gli unici. Ebbene sì, mo in Italia ci sono dei miei amici che si sono acquistati dei progetti, e ora come ora dovremmo essere circa 3 persone, e, o meglio 4 o 5. Alcuni hanno fatto coon, quindi sono insieme a fare comunque ecco, a tenere l'account, però nel mio caso sono da solo e onestamente è una cosa che preferisco. E però capite, no? Quest'arma qui vale 75 centesimi di dollaro o 50 addirittura, ed è 1 a 1 ed è moddata, ed è addirittura con dei perk fighissimi. Qui abbiamo una cotton candy viola, blu, viola, blu, viola, una, comunque per una particolarità di colore di perk, che messi in questo modo hanno questo nome, cotton candy, che sembra molto, ecco, lo zucchero filato, per quello prende quel nome. Però capite, stiamo parlando di armi 1 a 1 moddate che purtroppo valgono così poco. E perché questo? Perché da quello che si è sentito, da quello che si è detto, sta praticamente spopolando, uscendo, stanno sapendo troppe persone un metodo per fare le VPL. E diciamo che per me non me ne frega niente. Io il mio progetto VPL sto tranquillo, perché noi stiamo parlando comunque di un metodo che può andare come non può andare. E a mio parere che vengano create delle nuove armi VPL ci sta. L'unica cosa che dovete stare attenti, le armi VPL 1 a 1, perché parliamo di VPL e parliamo di 1 a 1 e non di duplicate che non valgono accidente, proprio un accidente, proprio un cazzo, valgono altrettanto di meno. Più VPL ci sono, più quelle già esistenti, tranne quelle OG, quelle OG ok, possono perdere un po' di valore, ma non troppo. E non parlo quelle di quelle nuove, OG vuol dire tanti tanti anni fa, 1 a 1 sempre. Piano piano perde tutto valore se vengono create troppe VPL. E ecco, questa è la storia, diciamo. Ed è proprio per questo che dovete stare attenti a non farvi scammare dagli shop italiani. E io vi dico i più famosi, perché diciamo sono quelli che vengono più mirati, più le persone vogliono andare a comprare. Dovete stare attenti proprio a quelli, capito? E solo per quello, io vi dico solo questo. Non dico altro, non voglio fare neanche i nomi degli shop, perché non mi sembra adesso il caso, ma in un video proprio a parte faremo comunque questo expose di chi, diciamo, praticamente sta danneggiando salva il mondo veramente, e non ne sta praticamente facendo una cosa positiva. Poi lo vedremo in un altro video, ragazzi. Per il resto vi faccio vedere altre nuove armi 1-1 che mi sono state date recentemente, o meglio qualche giorno fa. Questa è un'altra, che in questo caso è incorlucente potenza 58 e ha solo due perk addirittura bianchi, ed è un salancillotto VPL bellissimo. Grazie ancora a Rix che me l'ha dato. Poi abbiamo questo, poi abbiamo questa VPL sempre in ossidiana 109, in questo caso sappiamo tutti che dal 106 in su è raggio solare core, in questo caso 109 in ossidiana, anche se è una potenza che non esiste, 109 acqua, con i perchi così, veramente figa, molto molto figa, veramente fighissima. Poi abbiamo questa qui, un'altra, però questa è una GP, lama spettrale gun perk, perché al perk sia di bonus che dopo l'elemento, che sono moddati perché hanno danno al colpo alla testa, cosa che una spada non può avere. Però in questo caso è 1-1, c'è una tabella apposta che fa vedere tutti i perk e gli elementi abbinati, e se trovate la vostra comunque arma vuol dire che è duplicata, in questo caso non lo è. Molto bella. Anche qui abbiamo altre 1-1, però le vedremo in altri video. Poi ragazzi, sempre parlando di armi 1-1, abbiamo questo molto figo, questo stupendo, un telelivello al 121 in scaglia buia. 121 in scaglia buia, ragazzi, capite? Vi faccio vedere un'arma che comunque dovrebbe essere normale rispetto a una VPL. Questa vedete che ha 4 stelle, vedete? Questa ne ha 5 ed è a 121 anch'essa. Questa è livello 52 e quella 121 normale è livello 44. E ha 5 stelle, invece quella VPL 1-1 ne ha 4. Più una blu. Capite, no? Molto, 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 molto figo. Poi vedete, qui abbiamo altre armi, però
Non sono armi di cui dobbiamo vederne. Ah, abbiamo un'altra arma, ragazzi. Questa è veramente, veramente, veramente figa. Questa me l'ha data Biazzi, che lo ringrazio ancora, che è crafter di questa. Questa è in 88 al Malachite. E se volete, io ve lo dico perché me l'ha detto lui, di dirvelo, ecco, se volete che vengano craftate queste qui, purtroppo l'unica cosa che si può fare ovviamente è a vendita. Entrate nel Telegram in descrizione di scambi e contattatelo direttamente se avete bisogno, chiedete un po' di informazioni. Questa è veramente figa, questa me l'ha regalata, veramente veramente bella. È all'88 in Malachite. Sappiamo tutti che da potenza 77 in su non è più Malachite, ma scaglia buio ossidiana. E queste, ragazzi, sono le nostre armi che piano piano andremo a vedere comunque nel tempo. Quindi, ragazzi, qui c'è veramente poco da dire. L'unica cosa da dire è tenete comunque le vostre armi al sicuro, cercate di non farle duplicare, cercate di non andare a comprare nei shop italiani, se non di persone veramente fidate. E io l'unica cosa che posso dire è amici miei, perché amici miei sono fidati come, ne sanno di armi quanto me, e non scambano le persone. Quindi se dovete fare qualcosa, non fatelo nei shop, anche se sono conosciuti italiani, come i soliti, non voglio nominarli in questo video, ma in un altro. Quindi preparatevi a un video abbastanza incazzato, perché abbiamo visto dei prezzi che veramente è da prendere le pupille e staccarsele. Quindi preparatevi. Questo, ragazzi, era il video di allerta, perché le armi comunque hanno un certo valore, sono cambiati i valori per via anche di questa roba qui che vi ho detto, dei VPL che sono uscite, il metodo, e lo sanno molti americani, e stanno creando molte armi, quindi attenzione. Per il resto, like, iscrizione, arriviamo a 50 like anche per questo video, road to 26.200 iscritti, mi raccomando. E niente, con i derighi tutto, bella regà, e grazie della visione.